Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica I fatti e le opinioni, dedicato anche questa sera alla fatturazione elettronica. Nella precedente puntata con il dottor Giampaolo Micolucci, dottore commercialista, revisore dei conti, abbiamo avuto già modo di parlare nel dettaglio di questo provvedimento entrato in vigore ad anno nuovo. Abbiamo illustrato tutte le iniziative necessarie per essere conformi alla normativa ed in particolare abbiamo visto gli obblighi previsti dalla fatturazione elettronica. Cos'è questo documento, i contenuti, chi sono i soggetti non tenuti ad emettere la fatturazione elettronica, e quindi abbiamo visto tutti i casi con le operazioni verso l'estero, casi particolari ed i condomini tra quelli un po' più specifici. Allora, abbiamo nuovamente invitato nei nostri studi il dottor Micolucci, che ringrazio nuovamente per essere intervenuto. Grazie, un saluto a voi. E per, come dire, aver dato la sua disponibilità per illustrarci questo mondo che in qualche modo è stato, come dire, accolto non positivamente dal mondo fiscale, appunto, anche perché sembra di aver capito. La fatturazione elettronica non è altro che un ulteriore strumento, è stata definita una telecamera che l'Agenzia delle Entrate ha in suo possesso per, come dire, ingrandire e tenere sotto osservazione il mondo fiscale. Ed allora ripartirei con il dottor Micolucci, che lo ricordiamo è commercialista nonché revisore dei conti e titolare dell'omonimo studio che opera da oltre 15 anni a Lanciano in corso Trento e Trieste, nel campo della contabilità e bilanci, consulenza aziendale, consulenza fiscale, nonché consulenza del lavoro, revisore contabile e controllo di gestione. Cerchiamo di ritornare, riaddentrarci in questo argomento. Ed allora, partiamo dai privati cittadini, dottor Micolucci, se lei è d'accordo. Cosa si deve aspettare un privato cittadino in merito appunto alla fatturazione elettronica? Sì, dunque, per il privato cittadino occorre dire immediatamente che sostanzialmente non cambia nulla, nel senso che sarà destinatario della fattura ogni volta che il cedente o prestatore è tenuto ad emettere fattura, ogni volta che il privato cittadino ritiene di dover richiedere fattura. Sarà destinatario quindi di fattura nel formato cartaceo e questo lo precisiamo subito anche per tranquillizzare tutti, pensionati e quant'altro, perché sostanzialmente l'obbligo, abbiamo detto nella precedente puntata, per le imprese vi è l'obbligo di emettere la fattura elettronica anche nei rapporti B2C, cioè business to consumer, e quindi anche nei confronti dei soggetti privati, per cui i soggetti privati sono destinatari della fattura elettronica, ma, ha precisato un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, ad essi va consegnata anche una copia cartacea. Volevo chiarire a questo proposito che lì dove si sente parlare di copia analogica, si legga pure copia cartacea, perché il formato cartaceo sostanzialmente è un formato analogico, per cui a volte i privati cittadini si sentono dire: non ti preoccupare, perché al posto della fattura elettronica riceverai il formato analogico, e loro continuano a non capire. Certo. Il formato analogico è un formato cartaceo sostanzialmente, quindi i privati cittadini potranno già, magari se hanno ricevuto le prime bollette in questo mese di gennaio, potranno consultare già da qualche parte nella fattura, nella bolletta, sarà indicato che quella fattura cartacea è copia della fattura elettronica disponibile presso il sistema di interscambio. Quindi il privato cittadino sappia che oltre alla copia cartacea che ha e continuerà ad avere tranquillamente, c'è la copia elettronica che il fornitore ha dovuto trasmettere all'Agenzia delle Entrate, al sistema di interscambio. Esatto. Dottor Micolucci, ecco, proprio
su questo sistema di interscambio mi piacerebbe comprendere come ci si può registrare. Noi abbiamo visto come con la casella di posta elettronica, ognuno di noi ha scelto un account, ha scelto un servizio proprio liberamente ed è gratuito. Ecco, per registrarsi a questo sistema di interscambio ci sono delle spese, si deve accedere a qualche sito in particolare. Come ci si può registrare? Proprio praticamente, in maniera molto elementare. Sì, ecco. La registrazione, sistema di per accedere al sistema di interscambio occorre semplicemente un PIN, quindi una password che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, per cui si accede a questo portale dal quale è possibile effettuare diverse operazioni. Che poi magari vedremo, perché ho preparato anche qualche grafica su questo. Perfetto. Dottor Micolucci, un aspetto molto importante: noi abbiamo visto come rappresentanti chi ha la necessità di utilizzare il proprio mezzo, la propria automobile, abbia tenuto molta attenzione alle cosiddette schede carburanti, queste schede cartacee dove si va alla stazione di servizio e si appongono i timbri. Adesso sono diventate fuori legge per recuperarle l'IVA. Nel senso che cosa si può e si deve fare? Allora, volevo subito dire un messaggio diretto e chiaro. Per poter esercitare la detraibilità IVA e la deducibilità del costo inerente all'acquisto dei carburanti occorre sia la fattura elettronica che il pagamento con carta di credito, con mezzo tracciabile. Bene. Cosa si intende per mezzo tracciabile è stato chiarito da un provvedimento del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, per cui c'è stato un elenco, perché all'inizio si parlava solo di carte di credito, poi è stato chiarito che in realtà qualsiasi mezzo tracciabile, c'è un piccolo elenco per cui rientrano anche assegni, bancomat e altre forme di pagamento che assicurino la tracciabilità bancaria di questa, del pagamento. Effettivamente mi fa una domanda relativa a un settore che forse è quello che sta subendo le difficoltà maggiori relativamente a questa fattura elettronica, almeno se non altro per esperienza diretta che ciascuno di noi sta facendo in questi giorni, in questi primi giorni di attuazione di questa normativa. Perché sostanzialmente chiedere una fattura elettronica a un distributore di carburante significa lasciare i propri dati all'esercente per ogni rifornimento di carburante, per cui bisogna compilare una scheda, un modulo ad ogni rifornimento, e per ogni rifornimento si riceverà una fattura elettronica. Chiaramente questo sta appesantendo molto il lavoro degli esercenti, per cui devono emettere queste fatture elettroniche. L'aiuto sta arrivando dalla tecnologia, per cui la maggior parte, la quasi totalità, dico la quasi totalità perché un problema c'era stato per le pompe bianche, la quasi totalità delle compagnie ormai si è attrezzata con delle app attraverso cui è possibile caricare i propri dati per la richiesta della fatturazione elettronica, e quindi un po' si è agevolato. Volevo dire che c'è un sistema che è quello delle carte aziendali prepagate con il prepagate o non, con il sistema di netting, che consente attraverso la carta, quindi attraverso queste carte emesse dalle compagnie petrolifere, permette al contempo di risolvere sia il problema del pagamento tracciabile che il problema della fattura elettronica che viene automaticamente emessa. Fattura non rifornimento per rifornimento, ma periodicamente, per cui questo sistema ci sta aiutando in regia Danilo Cinquino, che ringrazio per il suo prezioso contributo. Ecco, stiamo vedendo proprio tutto quello che lei sta dicendo, dottor Micolucci, evidenziato anche sullo schermo, così aiuta a memorizzare qualche, qualcuno ancora dice telefona per chiedere, ma oltre al pagamento
mediante mezzo bancario, è necessario chiedere anche la fattura elettronica? Sì, occorre chiedere anche la fattura elettronica, c'è questo doppio adempimento, quindi attenzione ai soggetti interessati alla deduzione del carburante. Molto bene, quindi abbiamo fatto chiarezza anche su questo aspetto. Come si predispone una fattura elettronica, dottor Micolucci? Sì, dunque, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione gratuitamente degli strumenti per poter procedere all'elaborazione di questo file XML, sostanzialmente, che costituisce documento fiscale. Per cui l'obiettivo è quello di arrivare a produrre questo file XML. Esiste quindi una procedura web posta gratuitamente a disposizione degli utenti dall'Agenzia delle Entrate, quindi si fa tutto online, basta collegarsi e seguendo le indicazioni del portale si arriva a produrre, firmare, archiviare, inviare questa fattura. Tra l'altro è possibile farlo, ed è il secondo di questi strumenti, mediante delle app messe a disposizione, un'app messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per smartphone e tablet. C'è poi un software che va installato in remoto che produce questo file XML, che però poi va inviato al sistema di interscambio. Diciamo, queste sono le procedure gratuite, però onestamente riscontriamo, ecco, che queste modalità, ecco, questi strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate riescono ad essere utilizzati facilmente da chi ha un numero limitato di fatture da emettere. Chi invece ha un consistente numero di fatture da emettere necessariamente dovrà utilizzare gestionali, ma le grandi aziende erano già attrezzate in questo senso. Un problema è stato soprattutto per le piccole e medie aziende, perché hanno dovuto proprio attrezzarsi anche con strumentazione informatica ed elettronica, altra rispetto a questi strumenti messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, perché sebbene ci sono, sebbene sono gratuiti, però poi nel concreto, diciamo, per chi ha un certo numero di fatture da emettere è necessario rivolgersi al mercato per acquistare soluzioni a pagamento, per cui certo, o software privati oppure che sono molto diffuse e per le quali c'è stata una grande concorrenza in questi ultimi mesi, sono nate molte piattaforme, certo, provider di servizi web che consentono di elaborare la fattura elettronica online, quindi connettendosi a una rete anche da app, mediante app di tablet e smartphone. Si accede, ovviamente questi servizi sono a pagamento, tra l'altro consentono anche di ricevere la fattura elettronica e anche di avere un codice destinatario, certo, utile per poter gestire la fattura elettronica in entrata e in uscita. Più o meno, ecco, le faccio un esempio proprio per semplificare, più o meno come si gestisce una mail, per cui si accede ad un account con una propria password, un proprio user, certo, si accede e sostanzialmente, al di là della varietà che c'è nel mercato, poi ognuno ha organizzato degli operatori come ha voluto le varie sezioni, però più o meno come una mail si avrà sostanzialmente una sezione delle fatture emesse possibile da consultare e una sezione delle fatture ricevute, per cui è una soluzione che è stata molto seguita anche in base anche alla mia esperienza dagli operatori, poi in concreto medio piccoli, ecco. Molto bene. Dottor Micolucci, quindi anche per chi riceve una fattura c'è un procedimento, immaginiamo. Per chi riceve una fattura è necessario, cioè alla domanda come posso ricevere, sono un operatore IVA, come posso ricevere la fattura elettronica? La risposta è attraverso un codice destinatario, quindi
facendosi rilasciare un codice destinatario proprio da soggetti abilitati a rilasciare questi codici, che sono poi quei provider che offrono servizi, software anche via web, sì, che rilasciano questo codice destinatario, che quindi diventa come un indirizzo sostanzialmente, è un codice ma funge da indirizzo sostanzialmente. Mm-hmm. Alternativamente si può utilizzare la PEC, la posta elettronica certificata, per cui o si riceve attraverso questo codice destinatario oppure attraverso PEC. Se non si indica nulla, né PEC né codice destinatario, il cedente, quindi il fornitore, sì, potrà emettere fattura utilizzando un codice convenzionale di 7 zeri, per cui comunque la fattura elettronica sarà inviata al sistema di interscambio. Molto. Conviene inoltre, visto che mi ha fatto la domanda, conviene tra l'altro collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate, al portale fatture e corrispettivi, per andare lì ad indicare in una sezione apposita qual è la modalità scelta per ricevere le fatture. Perché? Perché una volta indicata lì, una volta che ci si è collegati e si è indicato lì qual è la modalità scelta di ricezione della fattura, o PEC o codice destinatario, saranno canalizzate, l'Agenzia delle Entrate, il sistema di interscambio canalizzerà lì le fatture, per cui conviene, una volta avuta la propria PEC o il proprio codice destinatario, collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate e andarlo a registrare, in modo che si è sicuri che lì saranno ricevute le fatture. Molto bene. Dottor Micolucci, per quanto riguarda invece la domanda specifica sui termini di emissione, che cosa possiamo dire? Sì, anche qui c'è stata una piccola novità alla quale io stesso ho dovuto un po' lavorare mentalmente, perché noi ci siamo formati professionalmente con l'idea che la fattura immediata è emessa all'atto della prestazione, al momento della conclusione del contratto, della cessione dei beni, o se antecedente alla data del pagamento, per cui abbiamo questa formazione. In realtà la normativa relativa alla fattura elettronica prevede per la fattura immediata, sì, sembra quasi così una contraddizione in termini, però è così, e meno male che è così, per la fattura immediata prevede un termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, per cui un'operazione può essere effettuata, ad esempio io... se vogliamo fare un esempio, per un'operazione effettuata per cui l'esigibilità IVA sorge ad esempio il 25 settembre, sì, 2019, per esempio, la fattura immediata potrà essere emessa entro il 5 ottobre, quindi entro 10 giorni, indicando però nella fattura che si tratta di operazione del 25 settembre, quindi ci sarà un campo nella fattura elettronica dove bisognerà indicare che si tratta di operazione del 25 settembre, pur portando la fattura data del 5 ottobre, sì, e bisognerà fare attenzione in questo caso a far rientrare la fattura nella liquidazione IVA del mese di settembre. Quindi la si può emettere con 10 giorni di ritardo, ma con questo ritardo non si può ottenere l'effetto di rimandare il versamento dell'IVA. Ecco, questa è un po' la ratio. Rimane poi anche la possibilità, volevo sottolineare, della fattura differita, per cui la vecchia conosciuta dagli operatori fattura differita, per cui che si poteva emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, continua ad essere pienamente in vigore anche con la fattura elettronica. Ovviamente in questo caso le cessioni dei beni devono essere preventivamente, opportunamente documentate o da DDT, documento di trasporto, o da altro documento idoneo ad identificare le parti oggetto della transazione.
Dottor Micolucci, abbiamo visto come questo provvedimento della fatturazione elettronica sia entrato in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, ma è stato previsto un periodo transitorio, se sì? Sì, diciamo il timore degli operatori è grande rispetto alle sanzioni, perché chiaramente l'introduzione di questo obbligo in modo così pregnante, che coinvolge una categoria così ampia di soggetti, ha un po' fatto richiedere da più parti diciamo moratorie, che poi in realtà sono state concesse. Intanto c'è un periodo di transizione previsto per il primo semestre, quindi fino al 30 giugno. Per l'emissione tardiva della fattura non sono applicate sanzioni sostanzialmente, sempre che però questa tardività nell'emissione della fattura non arrivi fino a inficiare la liquidazione IVA, per cui si può emettere con ritardo, ma non fino ad andare oltre il termine previsto per la liquidazione IVA mensile o trimestrale, nel qual caso ci sarebbe sanzione se si va oltre questo termine. Tuttavia, anche qualora si dovesse andare oltre, quindi si dovesse essere soggetti a sanzione, le sanzioni è previsto sempre per il primo semestre che siano ridotte al 20%, o sono ridotte dell'80%, che dir si voglia. Certo. Per cui questo è un'agevolazione senz'altro che fa stare un po' più tranquilli. In realtà la moratoria delle sanzioni per i soggetti IVA, passivi IVA con liquidazioni mensili è stata estesa fino al 30 settembre dall'ultima finanziaria, quindi l'ultima finanziaria ha concesso un ulteriore termine, cioè fino al 30 settembre, di moratoria delle sanzioni per i soggetti passivi con liquidazioni mensili. Volevo sottolineare solo un ulteriore aspetto rispetto alla fattura elettronica, che è andato sulla cronaca, si è sentito parlare operatori che hanno chiesto maggiorazioni o addirittura che si sono rifiutati di emettere la fattura elettronica, o hanno chiesto maggiorazioni a seguito dell'emissione, della richiesta di emissione di fattura elettronica. Ecco, volevo dire che questa prassi non è lecita, perché lo dice espressamente l'articolo 21 al comma 8 del DPR 633 del 72, la legge IVA, sostanzialmente prevede espressamente che non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo le spese di emissione della fattura, per cui non si possono, come si è visto nella cronaca, mettere in pubblico avvisi del tipo l'emissione della fattura elettronica comporterà una maggiorazione di X euro, certo. Oppure questo esercizio non emette fattura elettronica, tenendo conto che rimane in vigore la previsione che già c'era prima della fatturazione elettronica, per cui se un soggetto non emette fattura elettronica, l'interessato potrà entro 4 mesi, cioè se non emette fattura entro i 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, il soggetto interessato potrà emettere autofattura, attivando poi la procedura di segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'omessa fatturazione. Dottor Micolucci, se uno emette per errore una fattura, può comunque in qualche modo annullarla, anche se si tratta di un documento elettronico? È previsto questo tipo di operazione, sì? Sì, dunque, nel caso, partiamo da questa considerazione. Il sistema di interscambio controlla, oltre al ruolo di postino, come abbiamo detto precedentemente, svolge anche una funzione di controllo formale della fattura. Per cui una volta che la fattura viene acquisita dal sistema di interscambio,
si considera emessa a tutti gli effetti e quindi per poterla correggere a quel punto sarà necessario procedere con note di rettifica, non c'è altra strada per poter annullare quella fattura. Se invece la fattura viene scartata dal sistema di interscambio perché ci sono errori, chiaramente si potrà procedere a rielaborarla e ad emettere, stando attenti sempre al discorso delle sanzioni qualora dovesse andare fuori termine a causa dello scarto. Dottor Micolucci, secondo la sua esperienza che ha fatto in questi mesi, come è stata accolta la fatturazione elettronica dai soggetti che sono tenuti ad emetterla? Guardi, bisogna fare una, secondo la mia modesta esperienza, bisogna fare una distinzione, ma anche da quello che si è letto così dalla stampa specialistica in materia, bisogna fare una distinzione tra le grandi imprese che sostanzialmente hanno assorbito benissimo questa novità, sì, perché avevano già informatizzato tutte le fasi, avevano dei gestionali complessi già per poter seguire tutte le fasi del processo aziendale. Per cui quando si è in presenza di sistemi complessi, implementare in questi sistemi la produzione di un file XML è stato davvero molto facile. Immagino. Per cui immaginiamo chi utilizza sistemi complessi come gli ERP e altri sistemi di controllo aziendale, chiaramente a parte che lo facevano già, ma è stato davvero semplice. Perché è stata un'assoluta novità? Sono stati i piccoli, i medio piccoli, per cui hanno dovuto realmente attrezzarsi, sostenere dei costi, entrare dentro procedure nuove, sistemi nuovi. E quindi sicuramente per loro questo ha rappresentato sicuramente una novità interpretata come un nuovo adempimento, certo, ecco, un nuovo adempimento fiscale, nuovi obblighi, nuove questioni da risolvere per il fisco. Dottor Micolucci, il tempo a nostra disposizione è terminato purtroppo. Speriamo di aver fornito ai nostri telespettatori uno strumento utile per comprendere maggiormente che cos'è la fatturazione elettronica e quali gli adempimenti. Io ringrazio veramente di cuore il dottor commercialista nonché il revisore dei conti Gianpaolo Micolucci per la sua disponibilità e per averci, come dire, illustrato in maniera così esaustiva tanti argomenti piuttosto ostici e spinosi. Io ringrazio voi della cortese attenzione e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie e buona visione con i programmi. Arrivederci.